Ecco, noi innanzitutto ringraziamo Igor per essere venuto nella nostra regione che già conosce molto bene, vero Igor? La conosco molto bene, la amo perché è una regione ricca di storia, di prodotti enogastronomici d'eccellenza, quindi è sempre un piacere, anzi ringrazio io te per avermi convinto a tornare e quindi eccomi qua. Ecco, due parole su tuo zio Albertone. Ecco, tuo zio anche lui amava questa regione, amava il vino, amava questa regione, era molto legato alle Marche, ci è venuto anche spesso in effetti, E sui film, anche il film Nestor l'ultima corsa, c'era il macellaio marchigiano. Sì, ma anche, mamma mia che impressione, il regista era delle Marche, cominciò proprio con un regista marchigiano. Probabilmente si fidava di noi marchigiani, Albertone. Beh, ma i marchigiani sono molto schietti, quindi sono molto schietti, vanno d'accordo con lui perché lui era altrettanto schietto, quindi... Anna Pane Vino al vino, questa è la, è, la è una grande qualità, è una grande. Pier Santi, che ovviamente è una delle titolari insieme ai cugini di questa bellissima attività che esiste da quanti anni? Dal 55. Praticamente producete vini ma anche spumanti. Anche spumanti, ma soprattutto Verdicchio e Castelli Iesi. Il top, esatto. Anche all'estero, soprattutto anche mi ha colpito quell'appalto che avete vinto in Svezia. In Svezia, sì, siamo in Norvegia, in Giappone, qualità prezzo, sì. Gli svedesi dicano che un prodotto fatto qui a Cupramontana sia il migliore rapporto qualità-prezzo, io credo che questa è un grande soddisfazione, una bella soddisfazione che premia tanti sacrifici, credo, tanti sforzi, tanto lavoro. Insomma, non è che si arriva così all'eccellenza, eh? Ecco, a proposito di eccellenze, anche di mio zio, non è che è arrivato così, insomma, no, c'è stato tanto lavoro, tanto tra l'altro in Svezia anche ha girato film, quindi vedi che ritorniamo sempre, nel filone di Albertone, che è amatissimo e che comunque credo che abbiamo bisogno di ridere in questo momento. Mai come in questo momento, devo dire, abbiamo bisogno di sdrammatizzare. I suoi film quindi li rivedremo sempre di più, visto che è l'unico attuali, che ci fa ridere. Sono sempre attuali, anzi direi una cosa, che ha precorso i tempi su tanti film, perché per esempio Tutti Dentro profetizzò Tangentopoli, che poi appunto è stato dopo, quindi, con Di Pietro, quindi ecco, ha addirittura anticipato i tempi. E, tant'è che all'inizio, come anche un altro grande, Totò, ricordiamo che tra l'altro fecero un film soltanto, Totò e Re di Roma, uno soltanto, ma c'era una grandissima stima da parte di entrambi. E ecco, con Totò all'inizio non furono capiti, perché erano troppo avanti all'inizio. Dopodiché, ecco che invece poi gli italiani hanno cominciato ad apprezzare, no? Un po' anche come il vino Pier Santi, perché prima agli inizi, quando iniziò Carlo, che il fondatore, e anche il vino, voglio dire, non era così apprezzato come adesso. È vero, però siamo cresciuti e ci siamo fatti valere. Ci hanno una posizione di mercato molto importante, soprattutto qui producono un vino di riserva che è eccellente, Verdicchio, che forse conosci anche tu. E come si fa a non conoscere? Non so, scusa, no, perché pure nonna, mica è morta nonna. Nonna, addio pure te, è inebriata nonna. Questa roba è magna della Margani, vedi? Roba sana, sostanziosa. Tuo palo americano. Ma cavolo. Americano. Senta me chi tocca papà. Tu vuoi vivere la moda. Mazza il sorcerino. Via Maracanio, maccarone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, io me ne magno. Giuliano, quindi diciamo che tutto sommato oggi sei stato contento di aver conosciuto un familiare del grande Alberto Sordi che magari forse non pensavi di poter incontrare mai. No, non l'avrei mai pensato di incontrarlo, via, sì. E alla fine ti regalerà anche un bel libro con dedica a Giuliano Pier Santi.
Assolutamente sì, Italia supposta, una repubblica fondata sulla prostata, il nome è già tutto un programma, quindi è un libro che insomma fa riflettere ma fa anche molto sorridere, quindi è un po' il taglio che avrebbe dato mio zio, insomma, la situazione dell'Italia di oggi, no? Pro e contro, pregi e difetti del paese, quindi torno all'ovile. Nel nostro c'è bellissime foto antiche che testimoniano com'era la vita contadina, la civiltà contadina delle Marche, e che noi siamo comunque sempre rispettosi, orgogliosi delle nostre origini e tradizioni. Anche tu sei toscano di origine, anche se sei romano di 100 generazioni. Dobbiamo sempre ricordarci da dove veniamo, perché è quella la nostra storia, no? Poi noi siamo alla fine il frutto di quello della nostra storia, del nostro vissuto e del nostro passato. Non possiamo far finta di ignorarla, anzi io diffido di chi cerca di fa finta di non ricordare, no? Un lapsus, un vuoto, oppure si camuffa, si vernicia di vernici che non gli appartengono. Francamente diffido molto di queste persone. In chiusura, per chiudere in allegria questo piccolo spazio con Igor Righetti, che ci ha intrattenuto nel pomeriggio di Protagonisti delle Marche, un'imitazione a Bombolo che credo che meglio di Igor non lo fa nessuno. Ammazza Valetti. Ma chi ha detto questo? Che io so imita bene Bombolo, io so Bombolo. Hai spetto? Ma dammi un po' un calice di vino. Che m'ha fatto? Ma che te ridi?